Ma sicuramente col Covid c'è stato un po' di difficoltà ad aprire le scuole, però dai, speriamo, è da 6 mesi anche più che non torniamo a scuola, quindi si spera bene e speriamo in un rientro migliore, dai. Io lo vedo, dopo 6 mesi e mezzo ci può anche stare, perché cioè non fare niente, insomma fare poco, 6 mesi, cioè ci può anche stare dentro a scuola, dai. È strano ritornare a scuola perché comunque sono 6 mesi che non si vede i banchi. Spero che vada tutto bene, che sia un primo giorno sicuro e comunque a norma, perché la sorina ci ha detto che sarà in un determinato modo, quindi si spera che rispetti le nostre aspettative questo primo giorno. Sinceramente la trovo abbastanza rischiosa come cosa, però è un buon modo per ripartire, anche visto che è stato un momento difficile e si starà a vedere, ma speriamo bene. Vedremo un po' la situazione. Bisognerebbe essere distanziati, ma saremo più attenti. Anche in classe siamo tutti separati, quindi la vedo abbastanza bene. Sono piuttosto emozionato perché comunque da parecchi mesi che non veniamo a scuola, anche ritrovare i compagni mi farà molto piacere. Ah, guarda, io qua sono nuova, però dai, faccio nuove amicizie, così mi piace, dai. Sono un po' nervosa. Sono preoccupata più per l'anziani e qui diciamo potrebbe essere un focolaio. È un po' sì, comunque è una cosa seria da prendere con cautela. Sinceramente, a livello di raggruppamento come la scuola, direi parecchia, però non si poteva non ripartire con la scuola, sennò era abbastanza un casino e a scuola ci si deve andare per forza. Pensi ci possa essere il rischio di ritornare a una nuova chiusura, nuovo lockdown? Purtroppo sì, io sono molto pessimista, quindi lo vedo un po' così. Un po' sì, però sono abbastanza ottimista che non succederà di nuovo. Come la vedo? Boh, ci sta, secondo me ci sta che ci richiudano come no. Si vede come va. Più che timore ci si aspetta una cosa del genere. Comunque dopo il fatto che ci hanno rinchiuso in casa ci siamo abituati, non so.